Buongiorno a tutti quanti. Questa è una domenica particolare dove, come avete ricevuto il messaggio, gran parte del mondo cristiano, non c'è denominazione qua che tenga, battisti, cattolici, metodisti, pentecostali, eccetera. Ricordiamo un evento importante che è quello dell'entrata di Gesù in Gerusalemme il giorno della Domenica del Padre, 7 giorni prima della Pasqua. Allora, una delle cose che amo di più nel mio tempo libero, quale tempo libero? La moglie che mi fa così, quale tempo libero? Tra chiesa, lavoro secolare e il resto, by lockdown, zone rosse, eccetera. Però quando ho tempo libero, una delle cose che mi piace di più fare è andare a passeggiare in un tratto di lago che molti di noi conoscono, è quella che si chiama località Lucrino, che costeggia proprio il bordo del lago. Tu cammini tra i boschi e questo lago stupendo che abbiamo. E c'è un tratto particolare che è la parte finale verso il Lucrino, dopo di che non si può più andare, dove è suggestivo, se ti trovi là durante il tramonto si fanno delle foto meravigliose, stupende. Per questo proprio mi piace quel posto. Qualche settimana fa, era più o meno tra, non ricordo se era all'inizio o metà febbraio, eravamo insieme con mia moglie e mio figlio Matteo e siamo passati in quella zona e ci siamo fermati a fotografare una mimosa completamente fiorita. Era l'unica pianta fiorita tra tutte le altre piante spoglie. Ve la faccio vedere. Era questa qua, vedete, questa a destra è la pianta fiorita. Ora, se avete un minimo di cognizione di tecnica fotografica, sapete qual è la parte che mi ha interessato di più. Perché la mimosa era molto bella. Il sole. Che cos'è al centro della fotografia? C'è un albero completamente spoglio. Ovviamente la mimosa era stupenda, tutta fiorita, profumata, ma quello che mi ha maggiormente colpito dell'immagine era quella contrapposizione tra questa pianta completamente fiorita e un albero completamente spoglio, l'albero completamente stecchito. Era come se l'albero fiorito, la mimosa, avesse smania di anticipare la primavera, di immaginarsi la bella stagione che ancora doveva venire, mentre l'altro albero stava attendendo, stava riposando ancora. Generalmente pubblico i miei scatti su quelli più belli su Instagram e li accompagno di norma con una frase di un versetto normalmente o di un motto o di qualche cosa che mi ha colpito quando leggevo. Riflettendo su questa foto mi è sembrato giusto citare una frase di uno scrittore americano, Marty Rubin, che suona così, vedete che è scritto anche in piccolo laggiù: "The deep roots never doubt spring will come", che suona in italiano più o meno: le radici profonde non dubitano mai che la primavera. Che cosa c'entra tutto questo con la Domenica delle Palme? Marco, che cosa c'entra con la Domenica delle Palme e le tue fotografie? C'entra, in quanto noi stiamo parlando, qui stiamo parlando di attesa. Ora, le 5 domeniche di Quaresima, poi la Domenica delle Palme, il Venerdì Santo, ci parlano di attesa. Di quale attesa? Ora, ci sono due attese nel mondo cristiano, ci sono due attese di. Una è l'attesa dell'Avvento, che ci parla dell'attesa di un Dio che si fa uomo, un Dio che si fa uomo per venirci a trovare a Natale. E la Quaresima, che ci parla dell'attesa di quel Dio in forma di uomo che manifesti la sua potenza per venirci a salvare a Pasqua. La potenza che trasforma una crocifissione in una resurrezione, vi ricordate? Già ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato della potenza con cui dobbiamo amare, con la forza con cui dobbiamo amare il nostro Dio nella serie dedicata al grande comandamento. Quella potenza che esploderà domenica prossima,
esplosa già nel 2021, 1988 anni fa, anno più, anno meno, quella potenza che esploderà il giorno di Pasqua, aprendo la tomba, accecando le guardie e aprendo per noi i cieli. Noi che abbiamo creduto in Gesù, noi che abbiamo creduto nel Cristo, aspettiamo la Pasqua per ricordarci di quell'evento, che ci ha affrancato, ci ha liberato completamente dal peccato. Ma 1988 anni fa, 2021 meno 33, gli anni di Gesù, anno più, anno meno, perché poi la data non è proprio quella, sette giorni prima della Pasqua ebraica, c'erano altri che attendevano e facevano festa. Cosa stavano festeggiando? Cosa stavano attendendo? Vediamo assieme la storia. La storia che troviamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 21, dal versetto 1 all'11. E dice così: quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi. Subito troverete un'asina legata ed un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo avviene affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina, sopra un asinello puledro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva ordinato. Condussero l'asina e il puledro e vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. Prossima. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che lo precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Quando fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: chi è costui? E le folle dicevano: questi è Gesù, il profeta che viene da Nazareth, in Galilea. Anche all'epoca si aspettava un Salvatore, anche le persone che stavano festeggiando aspettavano un Salvatore. Un Salvatore sì, ma un Salvatore più a misura d'uomo, e poi vedremo perché. Ora siamo quasi all'ultimo atto della storia di Gesù, siamo quasi alla fine dei tre anni della sua missione terrena, durante la sua prima venuta, perché poi chiaramente Gesù ritornerà. Immaginate per un momento la scena di come potrebbe essere stata Gerusalemme in quel momento. Per aiutarvi vi faccio vedere un filmato. C'erano persone per ogni dove, non c'era posto per passare.
Di lì a 7 giorni si sarebbe festeggiata la Pesach, pronunciata bene, pessima, la Pasqua ebraica, in greco è Pascha, la Pasqua non la nostra ma la Pasqua ebraica, e ogni buon ebreo voleva essere presente al sacrificio del Tempio che avrebbe lavato per un anno i peccati del popolo. Gesù arriva e tutti lo acclamano, avete visto tutti quanti che stanno acclamando Gesù, e al grido di Osanna, che in ebraico suona Yeshua Anna, e sono due parole Osanna, Osanna è greco, loro gridavano Yeshua Anna, che significa Yeshua, libera, e Anak, ti prego. Ognuno della folla stava gridando, liberami, ti prego, liberami. Da cosa doveva liberare Gesù? Da che cosa doveva liberare? Dio aveva promesso che avrebbe mandato il Mashiach, Messia, il Messia, l'unto. Isaia 700 anni prima ne aveva parlato e annunciando con queste parole. Isaia 61, versetto 1 e 2. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto, Mashiach, Messia, mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio. Loro stavano attendendo re, non stavano attendendo Mashiach, ma che era un re che avrebbe spazzato via i romani invasori, li avrebbe mandati via e riportato Israele ai fasti dell'epoca del re Salomone, all'epoca del Tempio. Stavano come la mimosa, mettendo fuori fiori, come la mimosa nella foto, credendo che la primavera stava lì per arrivare, che fosse arrivata la primavera e che il peggio fosse passato, che di lì a poco avrebbero potuto vedere i frutti di quella primavera. La profezia invece volava molto più in alto di quello che stavano aspettando quegli ebrei. Gesù aveva letto quello stesso brano nella sinagoga della sua città di Nazareth qualche tempo prima, ma l'aveva letto in questa maniera: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto, Shach, Messia, per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Ho evidenziato una frase che Gesù non ha detto, una frase che era nella profezia di Isaia, ma che Gesù non ha detto, non ha detto il giorno di vendetta del nostro Signore. Una riga. Gesù è venuto per saltare una riga. Le persone che la clamavano non avevano capito perché Gesù era venuto. Non per dare ricchezza, non per cacciare i nemici. Di certo è venuto anche per proteggere il suo popolo, per dargli se possibile cose buone durante la loro permanenza in questa vita terrena, di curarli nel fisico e nell'animo, e di ascoltarli e soccorrerli nel momento in cui pregano. Ma non certo per dargli un regno terreno. È venuto per qualcosa di diverso, di più duraturo, più importante del tempo, per mettere un freno, per mettere una riga sopra che cancella al termine vendetta, perché non ci fosse più la necessità di sacrificare ogni anno nel Tempio e a Dio per lavare i peccati del popolo, per lavare i peccati di tutti quanti, per invocare il perdono, per fermare la mano della giusta vendetta verso coloro che disobbediscono a Dio che è Padre e che è Creatore. Gesù fu acclamato come re della domenica. La domenica lo acclamarono come un re di questo mondo, non come un re che di un altro mondo, di un regno differente. Ma lui non vuole essere un re di questo mondo.
Non ha mai voluto essere un re di questo mondo. Infatti rispose così a Pilato, che quando gli chiedeva dove fosse il suo regno, rispose così Giovanni 18,36: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è qui. Il regno di Gesù non è qui. Ti voglio domandare: quale re stai acclamando oggi? Quale re stai festeggiando? A quale re stai sventolando ipoteticamente e mentalmente le palme, che era una tradizione che veniva usata per festeggiare i re che tornavano vittoriosi da una battaglia? Oggi sei in questa chiesa, o forse sei davanti a uno dei due video che stiamo facendo, o forse stai ascoltando un audio da questo del podcast della nostra chiesa, e lo fai con devozione. E lo fai anche con devozione, perché è la domenica delle palme. Ma ti domando: quale re stai acclamando? Stai acclamando un re per il qui e per l'adesso? O il re del regno che sarà? Ma non ora. Non vedi l'ora di fiorire, di vedere la bella stagione a te favorevole? E se la primavera tarda a venire, ti preoccupi, dubiti e, nel caso più brutto, rinneghi Cristo? Paolo afferma questo. Prima Corinzi, versetto 15, capitolo 15, versetto 19. Se abbiamo sperato per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Se abbiamo sperato per il qui e per l'adesso, dicevamo, noi siamo non miseri, ma i più miseri fra tutti gli uomini. Quali radici avevano le persone che gridavano Yeshua Allah? Ti prego, salvami la domenica, e che il venerdì di quella stessa settimana avrebbero gridato crocifiggilo. Quali radici avevano queste persone, dove si stavano radicando la loro fede? Gesù li aveva descritti molto prima, Marco 4, versetto 16 e 17, aveva parlato proprio di questo tipo di fede. Dice così: e così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che quando odono la parola la ricevono subito con gioia. Osanna, Gesù Anac, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazione o persecuzione a causa della parola, sono subito sviati. La domenica delle palme è un momento di gioia, certamente, un momento gioioso, perché Gesù è chiamato come re e come salvatore, ma anche un momento di riflessione per ciascuno di noi che ha creduto in lui. E allora, le radici profonde non dubitano mai che la primavera arriverà. Chi tra i due alberi è il più vivo in questa foto? L'albero che fiorisce e il gelo può distruggerlo, danneggiarlo, o quello che attende un tepore che verrà, ma non adesso? Se conosci Gesù e aspetti ancora la primavera nella tua vita, non avere dubbio, la primavera arriverà, sappi che arriverà, abbi la fede dell'albero che sa attendere, perché il re è al lavoro. L'arcangelo Gabriele, quando si presentò a Maria parlando di Gesù, disse così, Luca 1,33: egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, che il suo regno non avrà mai fine. Egli regnerà, non adesso. La primavera non è ancora arrivata, ma Dio sta lavorando per quella primavera che arriverà. Se tu invece non lo conosci, non conosci Gesù, non hai mai provato il tepore di stare vicino a Lui, oggi è il giorno di gridare
Gesù Annana. Ti prego, salvami. Lui è pronto lì per risponderti. Prendiamoci a pregare. Grazie Signore di aver mandato Gesù. Grazie a Dio di aver mandato questo uomo Dio a pulire una volta e per sempre i miei peccati. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai udito oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Sì, Signore, io voglio proclamare Gesù Annana. Dio, ti prego, Signore, ti prego, salvami. Salvami dalla mia smania di voler vedere tutto quanto subito. Salvami dai miei dubbi. Proteggimi dai dubbi, perché so che tu stai lavorando e che non sei un Dio di questo mondo, non sei un re di questo mondo, ma sei un re del mondo che verrà e che tu stai preparando per me. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù.